dite addio alle vecchie generazioni di motori. Nissan ha chiara in mente la sua strada e si affida al piccolo 1.3 turbo benzina che pensiona i preesistenti 1.2 e 1.6. Il nuovo 4 cilindri si dimostra all'altezza della sfida, 140 cavalli con cambio manuale a 6 marce e 160 cavalli che, oltre a offrire più cavalli, da gennaio sarà abbinabile a un cambio automatico doppia frizione a 7 velocità. Ma si sa, la potenza non è tutto e grazie allo sviluppo ingegneristico del nuovo propulsore anche i consumi ne hanno tratto beneficio. I consumi ora sono compresi in un range tra 17,4 e 18,6 km per litro di verde, con un considerevole calo delle emissioni inquinanti. CO2 meno 10%, NOx meno 25%, particolato meno 50%. Qashqai, un successo straordinario poiché è stata la prima vettura di questa categoria a sposare il concetto SUV crossover, mantiene la sua vocazione all'innovazione anche nel campo della connettività. Il nuovo Nissan Connect migliora il rapporto tra guidatore e veicolo tramite uno schermo a sfioro da 7 pollici. Inoltre debutta l'integrazione con gli smartphone attraverso Android Auto e Apple CarPlay. Ora si può anche pianificare il viaggio prima di partire e accedere in tempo reale alla fornitura di dati grazie al TomTom Premium Traffic. La SUV crossover Qashqai, equipaggiata con il nuovo 1.3 e cambio manuale a 6 marce, costa circa 22.000 euro.